la Sardegna dall'alto. Queste sono le zone più impervie e più arretrate, dove si verificano spesso atti di violenza. Qualcuno ha avanzato la proposta di bruciare con lanciafiamme questi territori, oppure di chiuderli come una riserva di criminali. È una vecchia storia. Da sempre c'è stato qualcuno che ha guardato quest'isola come un peso morto, una terra da castigare. 1840, vigilia del risorgimento d'Italia. Nei salotti bene di Torino, frequentati da Cavour, da Zeglio ed altri padri della patria, si possono ascoltare progetti come questo. Dobbiamo colonizzare la Sardegna inviandovi un contingente di irlandesi. Dovrebbero essere in molti per potersi difendere dagli attacchi degli indigeni. Stranieri isolati non sarebbero sicuri in mezzo a quella popolazione barbara. ...1900, un antropologo di chiara fama, dopo una vita di studi, dichiara. Disponete in fila i crani dei sardi ed avrete sotto gli occhi una fila di crani degenerati. Una vecchia storia. Come vecchia è la frase di minaccia rivolta di solito al funzionario scadente o disonesto. Ti sbatto in Sardegna! La più inaccessibile delle regioni italiane. Come se non bastasse l'isolamento, la siccità e il banditismo, anche l'incomprensione, l'assedio psicologico. C'è sempre qualcuno pronto a rimproverare. Non sempre c'è chi è pronto a capire questo mondo così chiuso. Oggi il Parlamento italiano ha compiuto un atto di giustizia nei confronti della Sardegna. Ha promosso un'inchiesta sul banditismo per studiarne le cause, per trovare finalmente la strada del risanamento. Anche all'interno di questo mondo arcaico, migliaia di persone cercano di rompere il cerchio della miseria, dell'ignoranza, della violenza. Eccoci a Santo Lussurgio, 4.000 abitanti, 600 cavalli, migliaia di ettari a pascolo. Siamo nella parte centrale della Sardegna. La libertà, scrivete. Sì, punto. La libertà, punto, a capo. Cominciate da capo adesso. La libertà è sacra. Il maestro Francesco Salis fa lezione agli adulti in un'aula del centro di cultura aperto dall'Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo. Il maestro ha 44 anni, è nato qui a Santo Lussurgio, non è emigrato. È rimasto qui a combattere una battaglia che dura oramai da 16 anni. Su 4.000 abitanti c'erano una volta più di 1.000 persone senza la licenza elementare. Oggi gli analfabeti sono poche decine. Ma imparare a leggere e scrivere non serve se non cambiano molte altre cose. Ad una pura funzione organica. Punto. Maestro, i suoi allievi offrono il volto di una Sardegna che silenziosamente cerca di trovare una sua strada per migliorare. Ora la scuola, la lotta contro l'analfabetismo, l'insegnamento della cultura, come possono aiutarli? L'aiuto della scuola è fondamentale, è proprio determinante. L'importante è che la scuola non rimanga ferma in una posizione astratta, in una posizione lontana da una realtà. È necessario invece che la scuola continui la sua azione educatrice nella vita di una comunità. Quindi una scuola che continui. Una scuola che non abbandoni. Molti provano ad avvicinarsi ai problemi più urgenti della Sardegna e tuttavia trovano un mondo chiuso. La gente si direbbe che ha spesso un atteggiamento di resistenza. Perché? Perché sono così chiusi e si direbbe
quasi così indifferenti. Questo non dipende soltanto dal carattere piuttosto riservato per la gente di Sardegna. Riservato sì, ma non ingeneroso. Troppe volte le popolazioni sarde sono state deluse dal comportamento di coloro che invece avrebbero dovuto aiutarli. Santo Lussurgio è la piccola capitale del Montiferru, una zona montagnosa popolata di pastori come la Barbagia, che dista una sessantina di chilometri. Non ci sono quasi più alberi. La vendetta più comune da queste parti è appiccare il fuoco al bosco del rivale. Seppure in minor quantità, anche qui, come ad Orgosolo, furti di bestiame e poi sequestri di persona ed omicidi. Due persone uccise 2 anni fa, una l'anno scorso. Maestro, l'eroe tradizionale sardo, spesso, troppo spesso, era un violento, a volte un ribelle, ma sempre un violento. Lei ora propone un tipo diverso, ha adottato il sistema dell'amitezza, della comprensione, ma lei com'è riuscito a penetrare in questo mondo abituato ai rapporti di forza, alla violenza purtroppo? Ma in un modo semplicissimo, aderendo in pieno al loro modo di vivere. Cioè, stando insieme a loro, non soltanto nelle ore delle riunioni, delle lezioni, ma anche all'uscita dal centro e stando insieme a loro nelle riunioni conviviali, nelle bevute che si sono verificate anche frequentemente e in tutte le manifestazioni della loro vita, diremo, di gruppo, persino della loro vita familiare. Il sistema del maestro Salis si basa su un profondo senso di amicizia e su un programma molto concreto. Unire cioè la cultura ad attività economiche in modo da creare uno stimolo continuo a migliorare, ad apprendere. Così, dalla scuola del maestro, nacque l'idea delle cooperative. Furono le donne a cominciare, 10 anni fa. Quelle stesse donne che ora vendono questi tappeti in America ed in Inghilterra. Cominciarono così, ottenendo dalla regione sarda un contributo di 1,5 milioni per un corso di addestramento professionale. Insegnanti ed allieve non toccarono un soldo, rinunciarono ai loro stipendi, ai loro sussidi e spesero 1,5 milioni nell'acquisto dei primi telai. Così impararono un mestiere e incominciarono a vendere i loro prodotti. Ora le socie della cooperativa tessitrici guadagnano 1,500 lire al giorno. Non è molto, ma prima non avevano nemmeno questo. Sull'esempio delle tessitrici sono sorte altre cooperative. Ecco le confezioniste che hanno iniziato solo da pochi mesi producendo guanti protettivi per gli operai metallurgici. Ancora un'altra cooperativa, quella delle maglieriste. Tutte queste donne avrebbero bisogno di aiuto. Devono fare tutto da sole. Beh, specialmente in principio, quando abbiamo iniziato che non avevamo nessun capitale, e ci occorrevano, non so, delle forbici oppure qualche metro da sarto, qualche altro oggettino così di poco valore. Ci tassavamo, dicevamo dai, domani tutte quante dobbiamo portare 50 lire per acquistare un paio di forbici oppure per acquistare qualche altro oggetto. E abbiamo speso così di tasca, oppure anche per pagare l'energia elettrica dovevamo pagare 2000 lire ogni mese e così ci dividevamo la spesa. Come vi siete decise a creare questa cooperativa? Ci siamo decise perché volevamo lavorare. Siccome da noi non ci sono lavori da poter fare noi ragazzi, abbiamo deciso di crearne uno nuovo. Ecco, che tipi di lavori ci sono qui? Qui da noi o si va a servizio presso le famiglie oppure si va in campagna per la raccolta delle olive oppure per gli altri lavori stagionali come la vendemmia, la legatura delle viti, qualcosa del genere. Che cosa pensate di fare adesso per il futuro? Noi vorremmo guadagnare un po' di più, ma continuando a lavorare come facciamo adesso, per conto terzi, i clienti ci portano il filato e noi lavoriamo, facciamo i maglioni e poi riconsegniamo. Noi così guadagniamo un po' pochino, vorremmo poter lavorare in proprio, cioè acquistare direttamente la lana e rivendere i prodotti finiti. E pensate di poter in questa maniera affrontare la concorrenza di fabbriche più grandi? Beh, da sole non ci riusciremo perché dovremmo pagare anche dei rappresentanti e adesso non abbiamo la possibilità. Allora abbiamo formato un consorzio con altre cooperative della zona dell'Oristanese e del Nuorese e tutti assieme pensiamo di potercela fare.
Il mondo dei pastori, la forza economica e sociale di Santo Lussurgiu, come di tanti altri paesi sardi. Questo era il banco di prova per l'opera del maestro Salis. Bisognava avvicinarsi a questa gente, incoraggiarla a fare il primo passo. Alcuni mesi fa nacque la cooperativa degli allevatori. 120 uomini misero insieme le risorse delle loro greggi. 6.000 pecore, 2.500 bovini, 250 maiali. I commercianti, dicono i soci della cooperativa, ci pagavano la carne troppo poco. Ci pigliavano per la gola. Allora abbiamo deciso di metterci insieme ed aprire una macelleria in paese. Adesso noi riusciamo a guadagnare qualcosa di più e la popolazione paga la carne a 100 lire in meno al chilo. I pastori ed i vaccari di Santo Lussurgiu vogliono aprire altre macellerie in altri paesi, vogliono ingrandirsi. Ma specialmente dopo annate di siccità come questa, le difficoltà sono molte. I soci delle cooperative di Santo Lussurgiu chiedono che qualcuno dia loro una mano. Chi ha avuto dalla scuola l'avvio e l'aiuto per migliorare, torna alla scuola spontaneamente. Chiede oramai di imparare e di tenersi al corrente. Ogni sera, dopo il lavoro, gente di ogni condizione sociale, di ogni mestiere, va ad affollare il centro di cultura di Santo Lussurgiu. Vengono qui e trovano una ventina di volontari, collaboratori del maestro Salis, che li aiutano nelle più diverse occasioni, un certificato da ottenere, le pratiche per il passaporto, un consiglio sindacale. I collaboratori del maestro sono insegnanti, ragionieri, periti agrari, sacerdoti, studenti. Recentemente al maestro Salis è stato assegnato un premio dall'UNESCO, un importante riconoscimento mondiale per la sua opera di bonifica sociale. Ultima iniziativa del centro di cultura, un club per giovani. È sorto da 15 giorni. Gli studenti del paese vengono ad ascoltare della musica, a commentare libri e giornali che parlano dei problemi del paese. Ma perché avete deciso di incontrarvi? Per fare che cosa? Lo scopo del nostro club è quello di formarci strutturalmente noi, sia come cultura che come preparazione anche intellettuale e in genere, diciamo. Di modo che un domani possiamo anche venire incontro a questa nostra popolazione, a questi nostri lussurgesi, e poter risolvere certe situazioni o certi problemi che loro ci presentano. Miei cari, non c'è stato un giorno, un'ora, che io non abbia pensato a voi. Avevo un desiderio sconfinato di ritornare fra voi e di continuare la nostra magnifica vita familiare. Ma non doveva essere questa la mia sorte. Il tribunale militare mi ha condannato a morte. Scrivo queste righe. Ore 21, corso di cultura generale. Braccianti, pastori, contadini, artigiani, dopo una giornata di lavoro, vengono qui ad ascoltare il maestro Salis. Stasera si legge la lettera di un condannato a morte della Resistenza. Non rimpiangetemi e non rattristatevi per me. Oggi migliaia e centinaia di migliaia dei migliori figli del popolo muoiono per un migliore avvenire dell'umanità. La guerra è la più grande sciagura dell'umanità. Speriamo che dopo questa guerra venga una pace che renda possibile per molto tempo e forse per sempre la felicità. Lei cosa sta leggendo? Io stavo leggendo poesie di Pavese. E Pavese le piace? Sì, mi piace abbastanza. Che cosa sta leggendo? Stato e proprietà. Stato e proprietà. E che cos'è che le piace leggere? Libri di politica, di economia? No, libri di storia. Di storia soprattutto? Sì, storia sarda più che altro. Come mai le piace la storia sarda? Si è approfondito nella storia sarda? Perché la Sardegna è il mio paese. Certo.
per sapere come vivevano prima e come vivono adesso, i cambiamenti che ci sono stati, le migliorie, se ne hanno fatto, purtroppo sono poche. Lei che mestiere fa? Pastore. E dove vive? In campagna, in paese. E in campagna porta con sé i libri? Sì, i libri sempre. E dove legge? Nell'ovile oppure dietro il gregge. E nell'ovile legge anche la sera? Sì. E come fa a leggere? Abbiamo una candela rudimentale alimentata a naftalina. Ha mai pensato che tanta gente come lei, tanti pastori, sono così restii a imparare, ad apprendere? Molti si rinchiudono, molti non vogliono. Perché? Dipende anche dall'ambiente e dell'ovile dove si trovano. Se in uno di questi ovili o di questi pastori si trovasse uno che gli piace studiare, a leggere, e portasse dei libri lì e vivesse a contatto di gomito con questa gente, imparerebbero anche quelli, si appassionerebbero a leggere. Vorrei sapere da lei che cosa prova quando sente la notizia di questi atti di violenza così crudeli. Io più che altro ho un po' di accoramento, perché sono gli stessi sardi che lo fanno e sono i miei compaesani. Non per niente, noi siamo uguali agli altri. È inutile che le cronache dicono in Sardegna c'è il banditismo, sono tutti banditi. Sono i banditi, qualche bandito c'è in Sardegna, c'è anche in continente qualche bandito. Tuttavia, ci sono delle persone oneste anche in Sardegna. Questo certamente. Tuttavia i sequestri di persone avvengono in Sardegna più che altrove. Perché le banche in Sardegna non le scassano come in continente. È uguale. Non è più, non so, il codice della vendetta barbaricina, come si usava dire una volta. Ora è banditismo comune e penso che sia dovuto a questa specie di boom economico. Cioè la gente, i giovani specialmente, vedono tante cose. Chi ha un animo sensibile, un animo profondamente onesto, continua a lavorare desiderando queste cose. Ci sono altri che invece non possono ottenerle col lavoro, allora cercano di ottenerle con la violenza. Lei non se ne andrebbe dalla Sardegna? No. Perché? Io amo la mia terra. E perché? Altrove lei potrebbe trovare un lavoro più remunerativo? Forse non sono i soldi che fanno la felicità dell'uomo. E che cos'è che fa la sua felicità? Essere soddisfatto. È bello allevare delle bestie e vederle crescere. È come una cosa, non so, fatta con le proprie mani. Faticosamente, queste comunità cercano nel loro stesso seno gli antiveleni necessari a sconfiggere i vecchi mali della Sardegna. E la cultura sembra davvero un'arma assai più violenta del lanciafiamme.